Allora, ciao a tutti, io sono Raffaele e oggi proveremo a fare una fotografia di paesaggio. E cosa andiamo ad utilizzare per fare una fotografia di paesaggio? Sicuramente utilizziamo un cavalletto, quindi dove la macchina rimane ferma il più possibile nella stessa posizione, e una macchina fotografica, molto semplicemente. 28-75 come obiettivo e come macchina fotografica Sony A7 III. Allora, quali sono i parametri da tenere in considerazione? Sicuramente quella, la prima cosa che è imposto è il tempo di autoscatto, 2 secondi, per evitare ecco vibrazioni, quindi di solito lo metto a 2 secondi. Andiamo in mano al focus, quindi con il focus peaking otterremo ecco il fuoco della macchina, cosa che sta mettendo a fuoco, e dopodiché utilizziamo la funzione bracketing. Ovviamente il bracketing in questo caso io lo farò manualmente. Allora, io in questa foto avrò, diciamo, un'apertura abbastanza chiusa, quindi direi f14. Allora, la prima foto che scatto la faccio a 1/10 di tempo, autoscatto, ok, prima foto. Ora iniziamo a diminuire un pochino i tempi. Ok, quindi questa è la prima foto che abbiamo fatto, poi la vedremo successivamente a monitor. Siamo su Lightroom, quindi il software di gestione dei file fotografici, e qui abbiamo ecco l'estensione ARV, che è l'estensione di Sony per i file RAW. Allora, una volta selezionato, facciamo importa. Ci caricherà tutti i file, in questo caso, ok. Perfetto, questo cos'è? Questo lo eliminiamo perché non ci interessa. Ok, una volta fatto le dovute modifiche che ritenete opportuno fare, in questo caso io ho abbassato solo le luci, ma voi potete fare come vi pare. Io preferisco lavorare direttamente il file unito. Come faccio? Tengo premuto il tasto Shift e l'ultima fotografia, la prima e l'ultima. Tasto destro del mouse e vado a fare unione foto. Qui abbiamo HDR, panorama, panorama HDR. Allora, l'HDR è la foto che abbiamo fatto in questo momento. Quindi, una volta selezionato HDR semplice, qui mettiamo nessuno, che è il livello di rimozione effetti fantasma. Allora, sono 11 immagini in questo caso che ha unito. Allora, però qui abbiamo un problema. Vedete che comunque l'unione non è proprio perfetta, specialmente su quest'albero qui. Quindi c'è questa funzione, livello di rimozione effetti fantasma, che ci permette di andare a diminuire queste ombre tra le varie fotografie. Quindi io parto dal medio direttamente e vediamo che cosa succede. Anche se ancora presente, proviamo a fare alto, vediamo che cosa succede. Questa operazione, ecco, in questo caso ecco è minima, però io ecco la riesco a notare questa imperfezione su quest'albero. Ok, questo è il massimo che riusciamo a fare. Quindi, una volta decisi, facciamo unisci. Ora sta creando il contenuto in HDR, quindi la singola foto fusa con gli 11 scatti fatti, con diversi tempi di scatto. Aspettiamo un pochino. Ed eccola qua. Perfetto. Allora, io in questo momento faccio ripristina e ripristinare tutti i parametri, perché se io ritorno indietro un attimo, vado a fare HDR, qui
vi dice impostazioni automatiche. Se avessi fatto in questo modo, questo era il risultato della fotografia. Io l'ho spuntata per caso, di solito non sono in impostazione automatica. Allora, questa qui è la fotografia di riferimento. Ci mettiamo un riferimento di valutazione. Io, questo è il metodo di lavoro e questa è la fotografia unita. Pure se noi ci reghiamo sulla fotografia, leggiamo HDR, e questa fotografia è l'unione degli 11 scatti, quindi. Allora, ora questa fotografia contiene al proprio interno tutte le informazioni necessarie, quindi per le luci, quindi tutta la parte che riguarda lo sfondo delle alte luci, e le ombre, che sono queste. Allora, è un po' sottoesposta, quindi io che cosa ci vado a fare? Ci vado a dare un pochino di esposizione, in questo caso, perfetto. Vado ad abbassare ancora di più la luce. Ok, ci vado a dare un pochino di vividezza e un pochino di saturazione. Quindi questa è la fotografia finale che abbiamo ottenuto. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia di aiuto per coloro che appunto si stanno approcciando alla fotografia. Quindi non dimenticatevi di seguirmi innanzitutto e di metterci un bel mi piace sotto questo video. Grazie e a presto!